con Giuseppe Bizzi, una disamina molto cruda, molto dura, la sua relativamente a un bilancio che presenta grandi ambiti di insufficienza. Quali sono le emergenze secondo lei? Beh, la prima emergenza è che questo bilancio, che pure ci troviamo ad approvare ultimi come città in Emilia-Romagna, presenta delle incognite fortissime. Le due incognite si chiamano STT, il cui bilancio preventivo noi abbiamo approvato, ma coincide con il piano di risanamento presentato alle banche. Le banche hanno già mostrato critiche su quel piano di risanamento e quindi questa è una grande incertezza sul bilancio che approviamo. C'è un'incertezza ancora più grande che si chiama Parma Infrastrutture, il cui bilancio non è stato approvato, e se dobbiamo dare retta a quanto ho potuto leggere dell'assemblea dei soci, di quanto riferisce l'amministratrice dimissionaria Pedroni, ballerebbero 16 milioni di euro che il Comune deve a Parma Infrastrutture. Questo non è certificato nel bilancio 2013, non è previsto nel 2014. Se avesse ragione l'amministratrice, ora noi davvero ci troveremmo ad approvare un bilancio falsato perché è mancante di una voce così importante. Un altro oggetto del contendere adesso sembra, visto che è stata la nostra testata a tirare fuori il problema, comunque un altro oggetto è stata l'area Ikea, che diventa a quel punto un po' il barometro e la cartina di tornasole di una politica 5 Stelle realmente ambientalista o realmente votata a una cementificazione. Il bilancio è interessante perché ci mostra se i numeri corrispondono alle idee e qui troviamo purtroppo il divario che caratterizza questa amministrazione, perché quando si parla di consumo di suolo zero e poi io trovo in bilancio negli oneri di costruzione è 9 milioni per il 2014, 10 per il 2015 e 16 per il 2011 con il mercato immobiliare fermo, bene, mi dovete dire da dove questi soldi vengano e come questo si concili col consumo di suolo zero. Così pure nel bilancio a parole troviamo la difesa dei piccoli centri commerciali, la valorizzazione del centro, del commercio. Poi cosa troviamo? Troviamo che non lo troviamo in bilancio, ma non troviamo nemmeno la smentita ufficiale. Per questo ho chiesto all'assessore Alinovi martedì in replica di smentire e di dire che fino a che sarà lui assessore all'IKEA non sorgerà un nuovo centro commerciale attivo, perché quel centro commerciale non era previsto. Chi ha costruito sapendo che le licenze non c'erano. Quindi se noi andiamo a prendere licenze che attualmente nessuno sta usando e che quindi non portano a centri commerciali e le andiamo a mettere lì come sembra intenzionata a fare questa amministrazione, noi facciamo un atto che ha anche dubbi di moralità, perché è oltre che politicamente sbagliato per il commercio, perché andiamo di fatto a fare una sanatoria, perché chi ha costruito lì sapeva che non poteva fare centri commerciali. Quindi su questo divideremo molto, e il fatto che, come la vostra testata del resto ha documentato, girino già brochure in cui la società, in modo insomma non chiarissimo, però propone vendita di spazi commerciali e non sembrano sicuramente piccoli spazi commerciali, bene, questo ci fa presupporre e temere che qualcosa sia in atto alle nostre spalle e vogliamo su questo grande chiarezza. A concludere, a dispetto di un nessuno resta indietro, abbiamo delle politiche che penalizzano fatalmente le biblioteche di quartiere, famiglie e bambini. Sì, famiglie, questa amministrazione si è trovata al quoziente Parma, ha ritenuto che non andasse bene, però non l'ha sostituito con niente se non aumenti tariffari su tutti i servizi educativi, aumenti che tra l'altro, guardando il consuntivo 2013, hanno portato a un minor gettito di quello previsto dal Comune. Questo vuol dire che ci sono meno bambini, che quelli che ci sono pagano di più e quindi sono più scontenti, che il Comune incassa meno. Se si dovesse ripetere anche questo per il 2014, davvero sarebbe il fallimento di una politica miope. E poi ancora, è il centro per le famiglie che era finanziato in via Zarotto la ristrutturazione dell'ex municipio, bene, c'era nel piano dell'anno scorso con 725.000 euro, quest'anno è incredibilmente scomparso senza nessuna spiegazione. E così pure, se vogliamo parlare di welfare di comunità tradito, ditemi voi come sia possibile mettere in vendita una struttura come quella del portico dove ha sede anche la cooperativa La Bula, dove ha sede il centro per le famiglie del comune, questo è il paradosso, metterlo in vendita a libero mercato permettendo che poi venga anche abbattuto, togliendo anche una testimonianza urbanistica molto interessante di Casa Romana. Noi ti ringraziamo.